Buonasera Giampaolo e buonasera a tutti coloro che stanno guardando questo video. Allora Giampaolo, mi poni un quesito. Nessuno resterà indietro. Queste ultime parole famose di questa giunta regionale, di questa ultima determinazione che hanno fatto circa 4 giorni fa. Allora noi sentiamo di queste parole da circa 10 giorni, 15 giorni. Nessuno resterà indietro, daremo a tutti di 800 euro per questa situazione del Covid. Allora, già partiamo dal presupposto che queste parole sono state iniziate a essere promulgate circa 15 giorni fa. È la famosa frase, entro 48 ore tutti avranno i soldi, è un attimino sorpassata, nel senso l'hanno promulgata sulla stampa 15 giorni fa, ma concretamente si sono decisi di firmarla solo 4 giorni fa. 4 giorni fa, mercoledì, giovedì scorso più o meno. Perciò abbiamo dovuto attendere che venisse recepita dai comuni e soprattutto dal nostro comune di residenza, il comune di Carbonia, che l'ha recepita venerdì. E venerdì sera è iniziata a girare la modulistica, l'autocertificazione per poter fare questo tipo di domanda. Perciò venerdì sera ci siamo studiate tutte le linee guida come Consafi regionale per capire chi poteva aver diritto a questo tipo di sussidio e chi non poteva aver diritto. Sabato mattina ci siamo incontrati nell'ufficio e abbiamo iniziato a dare una mano a tutte quelle persone che non hanno lo scanner, che non hanno la stampante e che non hanno la possibilità proprio di fare questa domanda. Perciò abbiamo iniziato a fare le domande, diciamo verso mezzogiorno, dopo già un centinaio di domande fatte, ci rendiamo conto che sono uscite delle nuove linee guida, cioè hanno cambiato le regole del gioco in corsa. L'ultima linea guida sarebbe questa. Questa è l'ultima linea guida, che alla domanda 27 sono richiamate delle domande. Praticamente ogni comune in questi giorni ha posto delle domande alla regione per capire come si può di un attimino dare risposta ai cittadini rispetto a alcune caratteristiche che avevano ogni nucleo familiare. Comunque, alla domanda 27, che è una di quelle più interessanti, rispondono in questo modo. Fanno un esempio tipico, una famiglia di 3 persone. Un nucleo familiare di 3 persone. In questo nucleo familiare sono presenti 2 adulti che uno di questi prende la pensione o il reddito di cittadinanza perché sono equiparabili secondo questa domanda, questa modulistica qua. La seconda persona prende uno stipendio normale, un salario normale di 2.000 euro, beato lui. Questo è pre-Covid, prima del Covid, successivamente al Covid. La prima persona continuerà a prendere o il reddito di cittadinanza o la pensione, perché quelle sono delle somme che dà lo Stato direttamente, perciò Covid o non Covid, quelli ti entrano lo stesso sul conto. La seconda persona però, quella che guadagnava 2.000 euro, purtroppo non potendo più uscire di casa, non guadagnerà niente, nulla, non guadagnerà più nulla, perciò tutto sarà sulle spalle della prima persona che ha guadagnato semplicemente 200 euro. Perciò la domanda è: quanto dovrà prendere questo nucleo familiare? Perché questo sussidio di 800 euro dovrebbero darlo al nucleo familiare. La risposta è: essendoci in quella famiglia già un reddito pre-Covid e post-Covid di 200 euro, quel nucleo familiare prenderà ulteriori 600 euro per arrivare a 800 euro. E sin da qui ci sta, va benissimo. Stiamo rispettando quelle che sono le promesse, la campagna elettorale estenuante che hanno fatto in questi 10 giorni. Poi andiamo all'esempio numero 2, che è quello che mi ha preoccupato fortemente e che mi ha fatto fermare anche. L'esempio numero 2 è questo, sempre famiglia di 3 persone. La prima persona prende il reddito di cittadinanza a 200 euro o la pensione, sempre 200 euro. La seconda persona prende una pensioncina, 200 euro. Perciò non lavoravano queste persone, nessuno di questi aveva un salario concreto. Concretamente in questa famiglia c'erano 400 euro, 200 della prima persona reddito di cittadinanza o pensione, 200 della seconda persona pensione. Sono 400 euro in quella famiglia. Noi tutti sappiamo però che prima del Covid con 400 euro non ci sopravvivevi, neanche dopo il Covid ci sopravvivi con 400 euro. Perciò quella persona lì cosa faceva? Sicuramente usciva a farsi qualche giornatina, a pulire un orto, a pulire un terreno, a cercare asparagi, a fare tutte quelle micro attività che permettevano
a tutti i nostri concittadini del nostro comune, del nostro territorio, di andare avanti, con molta difficoltà, ma di andare avanti. Adesso arriviamo al post-Covid, arrivato il Covid, in quella famiglia cosa succede? Sempre di tre persone, ci sono sempre i primi 200 euro di reddito di cittadinanza e ci sono sempre i secondi 200 euro della pensione, del secondo elemento di quel nucleo familiare. Perciò la domanda è questa: quanto prenderà questa famiglia, questo nucleo familiare, se in quel nucleo familiare entrano solo 400 euro post-Covid? La risposta dovrebbe essere, secondo i proclami di questa politica regionale, dovevano prendere altri 400 euro in modo da arrivare a 800 euro, così come stanno proclamando da 10 giorni. Però cos'è successo, Giampaolo? Hanno messo una regoletta fondamentale, che poi andrò a esplicitare in tutto il discorso. La regoletta fondamentale è questa: se una famiglia viveva con 400 euro prima del Covid, secondo la regione Sardegna non ha diritto agli altri 400 euro in più post-Covid, perché può continuare a sopravvivere con 400 euro dopo il Covid. Il problema è che queste persone, non essendo vicini ai problemi della gente, non sanno che con 400 euro una famiglia non fa niente, arriva al terzo giorno dell'inizio del mese, perché deve pagarsi le bollette e tutto, e poi come la fa la spesa? Perciò quel padre di famiglia, non potendo più uscire di casa, perché prima, te ripeto, andava a farsi una giornatina, qualsiasi cosa, adesso è costretto ad andare alla Caritas o a elemosinare qualcosa per poter andare avanti. Perciò questo è il primo caso che tutti quelli che hanno il reddito di cittadinanza, purtroppo, secondo questa regola, è la domanda 27, la trovate online nel sito della Regione Sardegna, si chiama, dovete cercare le FAC, Firenze, Ancona, Quadro, le cercate e le trovate, la domanda 27, non mi invento niente, l'ha detto la Regione Sardegna. Però andiamo avanti, portiamo avanti altre casistiche che ci sono nel nostro territorio. Facciamo un disoccupato tipo, noi purtroppo abbiamo circa 45.000-50.000 disoccupati in questo territorio e ne siamo purtroppo consci. Adesso, fino a ieri, prima del Covid, queste persone qui facevano un lavoro in nero o un lavoro in semigrigio. Qualcheduno imbiancava una stanza, qualcheduno puliva un orto, qualcheduno andava a toccare quello che è il lavoro delle partite IVA e si faceva in nero un muretto, un bagnetto, una casetta. Con questi soldi racimolati sopravviveva, ok, ci siamo, sopravviveva. Questo prima del Covid. Adesso, post-Covid, se io voglio fare la domanda per fargli dare gli 800 euro a queste persone qui, così come dicono loro, e sono una 10 giorni che ci bombardano, 800 euro non lasceremo nessuno indietro. Cosa mi chiedono? Mi chiedono che il reddito pre-Covid deve essere dimostrabile. Allora, come faccio a dimostrare il nero? Cosa faccio? Denuncio il padrone di casa che mi ha fatto fare un'imbiancatura a casa sua? O vado a far sì che testimonino i carciofi che sono andato a raccogliere? Ma qui stiamo davvero scherzando. Ci hanno preso in giro 10 giorni, perciò questo disoccupato non prenderà nulla. Non prenderà nulla, assolutamente nulla. Perciò questa è un'altra delle tantissime prese in giro che questa giunta regionale con costanza porta avanti. Sono semplicemente bravissimi e concreti nel propagandare, dare promesse, queste cose qui. Ma nella costanza, noi, questa situazione post-Covid, le famiglie del nostro territorio, della nostra regione, del nostro comune, sono alla disperazione. Dovremmo continuare a basarci su tutti questi nostri amici, tipo ASVOC o altri amici che fanno volontariato. Dovremmo continuare a basarci sull'elemosina della gente, sull'aiuto delle persone normali come noi. Ma ti voglio mettere un altro caso. Allora, noi sappiamo che tantissime imprese, una parola grossa, partite IVA, piccole partite IVA, tipo facciamo l'esempio di una piccola partita IVA edile di 3 operai, ok? Non sto a citare i nomi, potrei citare l'impresa, per esempio, del mio amico Enrico Spiga. Ok, Enrico ha 3 dipendenti. Enrico, purtroppo, che non ha mai sgarrato, è sempre stato regolare in tutto, si è dovuto fermare perché non gli permettono più di uscire a lavorare. Perciò cosa ha dovuto fare Enrico? Non potendo licenziare, perché c'è una norma del decreto Salva Italia del 13 di marzo che non permette a nessuno di licenziare sino al 30 di giugno. Con il licenziamento cosa sarebbe potuto succedere? Sarebbe potuto succedere che queste persone avrebbero potuto fare la domanda di NASPI, l'ex disoccupazione,
e nel giro di un mese avrebbero potuto vedere qualche soldo concreto. Però non potendo licenziare, lo Stato dice dovete basarvi sui sussidi che dà la vostra regione di riferimento o daremo noi. Perciò, cosa è successo? Enrico in questo caso ha fatto la richiesta di cassa integrazione in deroga. Adesso, la procedura di cassa integrazione è una procedura abbastanza lenta, deve essere fatta la domanda, deve essere valutata e verificata, deve essere valutata e verificata dagli stessi uffici della Regione Sardegna, che in questo caso hanno scaricato il barile di questi 800 euro sui comuni invece di gestirsela loro. Cosa succede? Succede che per avere gli 800 euro, per poter inserirti nella domanda degli 800 euro, devi obbligatoriamente, secondo la domanda numero 4 e 5, sempre delle regolette della Regione Sardegna, attendere che venga espletata la procedura. Cioè stiamo parlando di giugno, luglio, se tutto va bene. Conoscendo la lentezza della Regione Sardegna, ci hanno messo una settimana a scrivere 4 foglietti, ci stanno mettendo 10 giorni a dare le regole in corso. Queste persone vedranno i soldi a giugno o luglio, perciò sino a che queste persone non hanno in mano, non sanno concretamente quanto prenderanno di cassa integrazione, non hanno in mano la cassa integrazione, non possono fare questa domanda di 800 euro. Perciò se loro dovessero prendere fra 2 mesi, 3 mesi, 4 mesi, 300 euro avrebbero la possibilità di integrare con questi 800 euro. Ma purtroppo non sanno quanto prenderanno. E la domanda con la lentezza della giunta regionale Sardegna, ripeto, arriverà a giugno o luglio. Voglio darvi un consiglio da padre di famiglia, non fate la spesa con le promesse. Non andate al Superpan, all'Eclerc, ovunque voi volete andare, con il foglietto, ha detto Solina, ha scritto 48 ore, c'ho i soldi. Non portatela alla cassa perché è probabile che la guardia vi faccia saltare la porta. Perché alla fine la concretezza è stare che quando noi andiamo a fare la spesa, dobbiamo pagare con i soldi, non con le promesse. Voglio andare avanti. La questione è questa, che cassa integrazione, ne parliamo, sembra che sia una cosa lontana da noi, ma vi faccio un esempio. Tutti gli amici della ex Alcoa, quella famosa fabbrica che è in quel limbo da 10 anni, dovrebbero essere nella quarta o quinta deroga di cassa integrazione. Beh, neppure loro, siccome neanche loro vedranno la cassa integrazione a breve, perché? Perché hanno aperto il SIL ieri, la stessa Regione Sardegna deve verificare tutte le pratiche, deve fare le determine, poi verrà fatto il DS21 e così via, e ci passeranno 2 mesi. Nel frattempo tutte queste persone di cui ti ho parlato, Giampaolo, i disoccupati, quelli con reddito di cittadinanza, i cassi integrati, gli ex Alcoa, tutti quanti oggi, stasera, che ora è adesso? Non lo so, sono le 7, alle 8 come minimo dovranno mettere un piatto di pasta in tavola per i figli, domani dovranno fare pranzo e cena. Noi cosa facciamo? Aspettiamo continuamente le promesse di questa giunta regionale. Io adesso faccio una richiesta e chiedo a ogni rappresentante di ogni comune, iniziate a portare a questi dirigenti della regione, a questi consiglieri regionali che sono lontani da quello che è il sentire della popolazione, non conoscono i problemi, perché se inizi continuano a fare queste propagande e poi vengono smentiti dalla loro giunta regionale, dalla loro FAC regionale, questi non conoscono i problemi. Perciò io chiedo ai sindaci che sono molto più vicini, chiedo a Paola Massida, a Ignazio Luci, alla dottoressa del comune di San Giovanni, di cui non mi ricordo il nome in questo momento, a tutti i sindaci del mio territorio, di farsi promotore, di chiamare questa giunta regionale, di sentire all'assessore al lavoro, a Solinas, che tolgano questi paletti. Qui davvero, dopo domani, siamo alla fame, siamo alla disperazione, non si può uscire, ti prendono in giro che ti danno i soldi, poi ti mettono i paletti quando te li devono dare. Non puoi fare niente, di cosa dobbiamo vivere, Giampaolo? Perciò la risposta è, Giampaolo, nessuno rimarrà indietro. Io ti dico una cosa, sai che non è rimasto indietro? I consiglieri di regione non sono rimasti indietro, perché lì sono stati bravissimi. Una settimana dopo che sono stati eletti, si sono fatti la pensione integrativa. Lì non hanno fatto le FAC, lì non hanno sbagliato. Perciò cerchino anche per quanto riguarda i cittadini non sbagliare, di fare qualcosa. Giampaolo, nessuno resterà indietro. È una bugia, è la solita propaganda elettorale. Buona serata.